Benvenuti a una nuova trasmissione del Punto. Come sempre, insieme ai nostri ospiti, consiglieri regionali, cerchiamo di approfondire i temi politici e amministrativi e l'attività dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Andiamo a conoscere gli ospiti di questa puntata e saluto Simona Meloni del Partito Democratico, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa. Benvenuta. Buongiorno. E benvenuto a Valerio Mancini della Lega, presidente della seconda commissione consiliare. Allora, Grazie, buonasera. partiamo dalla consigliera Meloni. Emergenza Covid-19, insomma, dopo una primavera passata tra mille preoccupazioni, un po' più, diciamo, tra virgolette, di tranquillità durante la stagione estiva, siamo di nuovo, anche se magari non con i numeri della prima fase, però tornati in una diciamo certa preoccupazione, no? Per il momento che stiamo vivendo. Allora. Sì, intanto grazie. È un momento un po' difficile perché si riaffaccia la stagione autunnale, invernale, quindi anche con il picco della sindrome influenzale che probabilmente ci dovremo aspettare, la preoccupazione sale e soprattutto negli ultimi 30 giorni siamo un po' tra le quattro regioni con i dati più preoccupanti, sebbene poi scopriamo che in effetti il cuore verde è ancora messo molto meglio rispetto ad altre regioni. Siamo infatti all'1,2% in linea, quindi con la ricerca anche effettuata dall'Istat sui dati dei test sierologici. Che cosa possiamo dire? Intanto possiamo dire che l'Umbria è stata durante tutta l'emergenza una regione con un sistema sanitario che ha saputo in maniera solida rispondere a quella che era una crisi sanitaria, una pandemia di una portata unica. Come l'ha fatto? Intanto perché il nostro sistema sanitario è stato un sistema sanitario che negli anni è stato un modello per l'Italia, un sistema sanitario che ha puntato sempre sul rafforzamento della presenza dei medici all'interno dell'ospedale. Tanto che nelle scelte di questi anni, medici e infermieri, con un numero maggiore rispetto anche ad altre regioni ed un personale amministrativo minore, quindi a testimoniare che, la qualità dei servizi e dell'assistenza al cittadino è stata sempre una priorità. La ricerca è sempre stata un punto di forza della nostra sanità e la diffusione della sanità territoriale. Come è stata rafforzata in questi anni, insieme anche al lavoro e al supporto dei medici di famiglia molto diffusi nei nostri territori, ha fatto sì che potessimo rispondere in maniera egregia a quella che è stata una crisi di portata mondiale. Allora, poi cercheremo di approfondire anche il tema sociale, no? Di quello che il Covid, al di là della situazione sanitaria, ha lasciato, sta lasciando e purtroppo lascerà anche, perlomeno dalle previsioni, per i prossimi mesi. Mancini, qual è il suo giudizio sulla gestione, diciamo, di questa pandemia da parte della Regione Umbria? Ma i risultati li hanno, diciamo, stabiliti i cittadini, perché anche in un recente articolo che ha pubblicato Il Sole 24 Ore pone la Presidente Tesei tra i tre governatori più amati nel quadro, diciamo, di questa regione e ovviamente nel quadro nazionale, quindi con Zaia, Fedriga e Tesei. Questo perché questo risultato? Perché l'approccio è stato chiaramente pratico, in alcuni momenti anche spigoloso. Noi siamo stati testimoni di richieste pressanti che arrivavano dai territori anche per cercare di poter mantenere in piedi attività produttive. E devo anche ringraziare la collaborazione che si è instaurata a suo tempo con la prefettura, che ha dato orecchio e ascolto anche a noi consiglieri regionali. Quindi il quadro è stato positivo. Quindi colgo l'occasione ancora una volta, l'ho accennato la consigliera Meloni, il quadro dei medici di famiglia che hanno fatto tantissimo, e poi tutto quello che è il comparto sanitario in generale, quindi gli OSS, gli infermieri e i medici che hanno fatto uno sforzo anche, diciamo, non solo professionale, ma anche di umanità, in un momento in cui la gente era particolarmente preoccupata. Quindi io do un voto pieno. Chiaramente ora c'è la seconda parte che ci impone una riflessione e un approccio coraggioso. Cioè c'è tutta quella parte di sanità che è rimasta indietro, per ovvi motivi anche di sicurezza, che
che deve essere risolta. Parlo delle liste d'attesa che erano già lunghissime nelle prestazioni ancora prima che si instaurasse questa giunta, e quindi di conseguenza questo qui richiede uno sforzo da parte di tutti, organizzazione e personale, ripeto, del comparto. Mi pare di capire che nella pausa estiva, con il cambio anche dei commissari straordinari, ma soprattutto anche con alcune riconferme, c'è la possibilità a questo punto di procedere celermente in questo aspetto, perché c'è una sanità che non è Covid, che quindi quella delle normali liste d'attesa chirurgico di prestazioni diagnostiche, che era, ripeto, già latente, che adesso però è diventata una montagna. Ripeto, gli interventi messi in atto dalla Giunta sono in questo senso. La riorganizzazione delle due ASE, due aziende ospedali, sta procedendo. Ripeto, i nuovi direttori, sia sanitari, amministrativi, ma soprattutto i commissari, mi pare che finalmente abbiano, diciamo, trovato con questa loro, diciamo, incarico anche la possibilità operativa di procedere, perché bisogna dirlo, sono state troppe interruzioni in questo anno. Allora, al di là dei problemi che poi la pandemia causa a livello sanitario, quindi diciamo la predisposizione, no, di presidi ben organizzati, eccetera, c'è l'altra parte che riguarda il sociale, quelle che sono anche le conseguenze, no, dalla crisi che crea poi la pandemia. Anche da questo punto di vista, entrambi, devo dire, sia lei, consigliere Meloni, che Mancini, spesso siete intervenuti. Ecco, da questo punto di vista, qual è il suo giudizio rispetto alle, diciamo, azioni che la Regione ha messo in campo? Il problema sociale è chiaramente la conseguenza anche di questa crisi, che non è stata e non è soltanto sanitaria, ma è anche economica. Io credo che purtroppo non siamo ancora stati in grado di dare delle risposte efficienti ed efficaci anche in termini di risorse economiche a quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini. Ha detto bene, penso che, diciamo, entrambi siamo molto sensibili al tema del sociale, che non è soltanto diciamo la capacità di stare vicino ai cittadini che soffrono. Io ho presentato da poco un'interrogazione sulla mancata erogazione degli assegni alle disabilità. E l'impegno della Giunta è stato quello di farsi carico e di capire come mettersi in paro il prima possibile, perché questa crisi ha acuito ovviamente le disuguaglianze e le difficoltà di alcune famiglie. D'altra parte le problematiche sociali si avvisano anche perché ci sono molte aziende, piccole e medie imprese, che sono andate in crisi, e in questo momento la Regione ancora non ha messo a punto delle misure finanziarie ed economiche in grado di poterle aiutare. Faccio due esempi flash. Il bando Restart, con 18 milioni di euro a disposizione, con circa 5.000 domande di piccole e medie imprese effettuate, ha saputo ad oggi rispondere soltanto con circa 900 erogazioni e 700 in corso, quindi praticamente nemmeno un terzo di quello che è il fabbisogno. Chiaro è che quando c'è anche una crisi della piccola e media impresa associata ad una crisi sanitaria, diventa molto complicato anche per le famiglie diciamo marciare in maniera anche dignitosa e sopperire a quelli che sono i bisogni primari. E chiudo anche con un aspetto che è molto importante, che si riallaccia sia alla questione delle liste d'attesa, ma anche a tutto quello che è ancora bloccato dal punto di vista sanitario, vale a dire gli screening per i malati oncologici, le prenotazioni al CUP, i mancati anche controlli, per esempio, dei laboratori privati accreditati sull'affidabilità dei test. E ho fatto anche un esempio, era banale, quello dei giocatori del Perugia. Manca ancora un percorso per i pre e post trapiantati, che era stato promesso peraltro all'inizio della legislatura. Quindi diciamo che la parte economica e quella sanitaria si incrociano e devono insieme procedere. Allora, Mancini, sì, arrivo subito da lei, assolutamente, però volevo dire, no, poi chiaramente interverrà anche a livello sanitario, credo voglia intervenire su queste ultime sottolineature, ma lei è anche Presidente della Seconda Commissione, quindi quando parliamo di problematiche, di crisi causata anche dalla pandemia, lei, diciamo, ha il polso della situazione forse meglio di chiunque altro, no? Perché poi, al di là di quello che lei fa come commissione, lo fa anche personalmente
nel suo ruolo di presidente, mi pare di aver visto nell'ultimo periodo. Allora, prego, se vuole intanto replicare a livello sanitario. Replico perché bisogna anche dare ovviamente un'altra faccia della medaglia, che innanzitutto il direttore sanitario Massimo D'Angelo, direttore dell'ASL 1, ha detto che sui mancati pagamenti degli assegni di disabilità che accennava la consigliera Meloni c'è un'indagine aperta, perché la Giunta ha deliberato di erogare. Poi se qualcuno negli uffici non ha avuto il tempo perché o non aveva voglia, lo stabilirà l'indagine, perché lo ha detto nei giornali. Ringrazio anche quello che ha detto la consigliera Meloni, perché lei ha fatto una denuncia, l'avevamo fatta anche noi, sollevato, lei lo ha fatto giustamente da opposizione ancora più con forza, però è venuto fuori quello che noi più volte come Lega abbiamo detto. Ancora negli uffici amministrativi non hanno capito il cambio di passo che con l'arrivo dell'assessore Coletto è chiesto al sistema sanitario, che in passato forse era addormentato per le note vicende giudiziarie che anche oggi, diciamo anche recentemente, sono nei giornali. E queste persone devono capire che c'è un nuovo imprinting e devono lavorare nel senso dei cittadini. I soldi c'erano, e di conseguenza se c'erano andavano spesi nei tempi e nei modi più celeri possibili, perché parliamo di famiglie con disabili. Quindi in questo caso chi è in quei luoghi come dipendente amministrativo dell'ASL, in questo caso stiamo parlando dell'ASL 1, aveva il dovere morale, oltre che d'ufficio, di operare con la massima celerità. Questa inchiesta chiarirà le responsabilità e spero che se vengono fuori qualcuno venga poi giustamente mandato anche a casa, se possibile. Per quanto riguarda invece il discorso dei soldi, per quello che riguarda anche sempre la parte finanziaria, leggo testualmente l'atto di deliberazione che è comparso nei giornali, parlo della deliberazione giornale del 23 settembre 2020, l'atto numero 845, praticamente in questo senso vengono deliberati ulteriori 3,7 milioni per servizi al miglioramento, leggo testualmente, dell'accesso all'accessibilità e sostenibilità di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale, e soprattutto qui si fa riferimento alle persone più fragili, quindi anche ancora qui con disabilità. Tornando al tema economico, c'è un articolo anche oggi riportato, mi pare, dal Corriere dell'Umbria, 159 milioni di fatturati persi nel settore turismo. È chiaro, ci siamo persi la nostra primavera, tutto l'inizio dell'estate, questo chiaramente non è che il turista è solo una persona che visita, ma è un consumatore che ha importanti ricadute sul settore, diciamo, agroalimentare, anche l'abbigliamento e tutto quello che è la moda che viene apprezzata nella nostra regione, e questo chiaramente ha comportato quello che ha comportato. Poi ci sono stati interi settori che sono stati chiusi, è evidente che quella produzione non la possiamo recuperare. Ci aspettiamo dalle politiche di governo ampie misure di sostegno ai bilanci regionali. La Regione Umbria ha un bilancio, diciamo, fortemente compromesso dal punto di vista della liquidità, cioè quindi la capacità di investire. I debiti che sono stati accertati nel confronto del trasporto pubblico, pari a circa 20 milioni, ma complessivamente mi dicono che con la parte privata erano intorno a 30, questi sono debiti che vanno saldati, sono risorse che non possono essere investite. Cosa fa la Commissione? E concludo. La seconda Commissione, di cui io sono Presidente, ha fatto tantissimo, innanzitutto andando ad ascoltare nei territori, partendo dalla Valnerina, una delle prime uscite che abbiamo fatto. Abbiamo parlato di enoturismo, abbiamo parlato di promozione del Lago Trasimeno, abbiamo parlato di ricostruzione. Ora è chiaro che in questa fase tutto è stato spezzato, ogni volta che abbiamo cercato di portare a termine qualcosa. Però io ho qui una cospicua documentazione, lo faccio vedere anche agli ascoltatori. Questi sono atti che, malgrado il lockdown che ha colpito anche questa istituzione, come Commissione, grazie anche alla collaborazione dell'opposizione, sono stati fatti nel bene dei cittadini. Non è abbastanza, lo sappiamo, però è quello che siamo riusciti a fare. Secondo me in questo contesto non è proprio da non considerare. Allora andiamo a mettere a posto i tempi, perché chiaramente c'è un dislivello. No, assolutamente, ha fatto due interventi insieme, per cui adesso andiamo dalla consigliera Meloni, poi non mi pare, insomma, che siamo a misurare il secondo più o il secondo meno. Le attività, diciamo, produttive hanno sicuramente, no, subito un
un problema non indifferente con il quale stanno ancora lottando. Ma cosa ci insegnerà alla fine, quando arriverà, speriamo il più presto possibile, la fine di questa pandemia? Cosa ci avrà insegnato, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche organizzativo ed economico, Presidente? Speriamo che continui ad insegnarci, perché avremo probabilmente un autunno e un inverno difficili e complicati, e in cui tutti dovremo collaborare per cercare di sensibilizzare i cittadini, e soprattutto cercando anche di stabilire delle regole, ma anche di supportare la nostra società umbra per poter marciare e uscire da questa pandemia non sfibrata. Intanto dovremo cercare di aver imparato anche a dare le giuste priorità, a capire che questa è una regione che in un certo momento è riuscita a proteggersi anche per quello che è stato l'isolamento storico che abbiamo sempre subito, ma che in questo caso forse ci ha aiutati. Però è anche vero che noi dobbiamo cominciare a capire anche qual è la vocazione di questa regione, dove vogliamo andare, quali sono i settori su cui noi vogliamo investire e puntare. Faccio un piccolo appunto sulla questione turismo-cultura. Io ho apprezzato molto la campagna di promozione dell'estate elaborata dalla Giunta, perché ha saputo dare un'immagine dell'Umbria bella, sicura, accogliente, e ha portato anche dei buoni risultati. Abbiamo visto come ad agosto, per tutta una serie di motivazioni, probabilmente anche per questo, l'Umbria abbia avuto un 10% in più anche di presenze. Vediamo come adesso a settembre, purtroppo anche a causa della non presenza di turisti stranieri, stiamo subendo un 50% in meno, quindi i contraccolpi sono forti. Ci sono dei settori, quello turistico alberghiero, quello legato alla ristorazione, ai bar, anche quello della moda, che sono fortemente colpiti. E però credo che noi dovremmo anche capire quali sono gli assi portanti anche del turismo di questa regione e come rilanciarli. E mi auguro anche che credo che sia necessario che con i fondi che arriveranno dal Recovery Fund siamo in grado di poter, in maniera trasparente, anche parliamo tanto di digitalizzazione, di piattaforme, magari stabilire una task force anche con una piattaforma trasparente per dire: questi sono i fondi che abbiamo a disposizione, questi sono i nostri obiettivi, come li vogliamo investire, come li vogliamo spendere, dire ai cittadini quali sono le prospettive che ci vogliamo dare per i prossimi anni. Allora, leggevo stamattina su un quotidiano nazionale del calo di turismo nelle regioni dove in situazioni normali, insomma, era molto alto. Parliamo di Lombardia, di Toscana, la stessa Emilia Romagna. Lei diceva prima dell'Umbria, invece, e cioè questa riscoperta, e l'Umbria forse è stata premiata anche per questo, Mancini, dei piccoli borghi. L'Umbria, io ho visto anche nella mia città, nella mia Nocera Umbra, insomma, una presenza che non si era mai vista negli anni passati, ma questo valeva per Spello, per Trevi, per Stroncone, piuttosto che per magari Umbertide o altre, no? Per parlare un po' dell'intera regione. Quindi da questo punto di vista, diciamo, è cambiato anche il modo, no, di visitare, di scegliere quali città visitare o quali paesi visitare. Questa, per esempio, è una cosa importante, positiva, no? Che nel post-pandemia potrebbe risultare determinante. Faccio un esempio: sono stato a Roma lunedì a inaugurare con la conferenza stampa della mostra su Raffaello a Villa Farnesina, ho preso il treno e, dico la verità, non lo riprendo, per ovvi motivi di affollamento. Quindi prendiamo la macchina, arriviamo, va bene, in Umbria, godiamoci i borghi, che oltre i grandi nomi che hanno, diciamo, fatto sempre grande l'Umbria, ce ne sono tantissimi altri, altrettanto belli, le frazioni dei comuni che sono meravigliosi. Io chiaramente vengo da Alta Valtevere, Montone Citerna e Monte Santa Maria Tiberina, sono i borghi che tra l'altro inseriti tra i borghi più belli d'Italia, sono veramente dei gioielli architettonici e storici, quindi qui c'è la godibilità dello spazio, c'è la godibilità della cultura e ovviamente della cucina che è tanto amata. Di conseguenza continuiamo in questa promozione che ha fatto bene la Giunta ad anticipare nel mese di gennaio e febbraio, proprio per sensibilizzare, continuiamo in questo senso perché c'è una stagione autunnale
con il tartufo che chiaramente la città di Castello godrà nel mese di ottobre, appunto. Mi risulta esserci in quantità, quindi abbassa il prezzo. Abbassa il prezzo, ma aumentiamo i turisti, così il prezzo rimane sempre alto, aumentiamo i consumatori. Questa cosa va bene. Noi abbiamo fatto anche come commissione questa proposta, votata all'unanimità dall'Assemblea, di istituire questa, da dare mandato alla Giunta di istituire questa legge sull'enoturismo e l'oroturismo, che è stata fatta velocissimo, anche, ripeto, con la collaborazione della minoranza, in solito 12 giorni di lavoro, audizioni nei territori, l'avevamo nella media valle del Tevere, promosso appunto dall'amministrazione di Marciano, che ringrazio sempre per i temi trattati. Quindi questo sistema andrà avanti, visiteremo adesso anche l'Orvietano e Passignano appena sarà possibile. C'è da fare un tema importante, parlando ancora di enoturismo, promuoviamo la fascia olivetana che va da Assisi a Trevi, e che io mi auguro che questa giunta riesca a inserire nel patrimonio dell'UNESCO. Io ho incontrato qualche imprenditore, sarebbe un grande operazione di successo ulteriore dell'Umbria, e questo che devo dire è che noi come commissione, ripeto, stiamo andando nei territori, lo abbiamo fatto anche in Val Tiberina, lo faremo anche in altre parti della regione, proprio per valorizzare questi borghi. Certo. Consigliere Meloni, lei viene da un territorio bellissimo, no? Diciamo, insieme alla Valnerina, insieme ad altri territori, rappresentano un punto di riferimento per il turismo regionale, parliamo del Lago Trasimeno chiaramente. Al di là dei problemi del lago, perché anche lì all'unanimità avete deciso di intervenire, no? Per alcune criticità ambientali, lago nelle mense. Ambientali, però diciamo che è stato un banco di prova anche quello importante. Però il problema dell'Umbria, credo su questo sarete nuovamente d'accordo, è quello infrastrutturale. Cioè come arrivare in Umbria, con quali mezzi e soprattutto le strade, la ferrovia. Come agire in questo senso per ottimizzare, no, tutte queste eccellenze che abbiamo? Infatti proprio questo è strettamente collegato anche alla proposta di legge a cui io sto lavorando, che riguarda proprio i borghi e i piccoli comuni. Domani in terza commissione ci sarà un'audizione con il presidente nazionale dei borghi più belli, il presidente regionale, spero che poi passi anche in seconda commissione. E una delle questioni legate anche alla bellezza dei borghi è anche la sua accessibilità, non solo del borgo stesso, ma quanto l'accessibilità dell'Umbria verso l'esterno. Il problema delle infrastrutture è un problema ormai annoso, noi ci portiamo dietro da tanti anni, che purtroppo ha avuto un impatto negativo anche su investimenti, sulla presenza nel nostro territorio o la permanenza di multinazionali o di industrie o attività che avrebbero potuto e voluto investire qua, ma che purtroppo per una questione anche di logistica, noi sappiamo bene quanto incide anche sul costo del prodotto la logistica, e io credo che mai come ora dovremo utilizzare le risorse europee per fare quel salto di qualità che possa consentire all'Umbria veramente di giocare un ruolo mediano d'Italia centrale in collegamento con tutte le altre regioni, in particolare l'apertura verso le Marche, che è in fase di completamento, certo, ma non basta, ma verso la Toscana, verso l'Emilia Romagna, verso l'Alto Lazio, perché altrimenti se non riusciamo a fare questo tipo di integrazione noi non possiamo pensare nemmeno ad una mobilità professionale che si possa asportare anche in giornata da una regione all'altra, non possiamo neanche creare le condizioni per consentire a delle attività di promuoversi dall'Umbria o di permanere dell'Umbria o di arrivare in Umbria per cercare di portare un know-how e di arricchire la nostra regione. Allora, Mancini, sul tema infrastrutturale, altro argomento, anche nella passata legislatura, insomma, lei è intervenuto diverse volte, soprattutto sull'aeroporto, che rappresenta sicuramente un punto importante, no, fondamentale per il turismo. Se riesci in un minuto e mezzo, perché poi volevo lasciare gli ultimi due minuti di trasmissione per parlare, siamo andati molto d'accordo fino a questo punto, però sicuramente l'argomento che vi butterò là, politico, in un certo qual modo alla fine, sicuramente non vi troverà d'accordo, e volevo chiudere in quella maniera. Tema infrastrutturale, Mancini, un minuto e mezzo. L'aeroporto è un tema importante, è stato un momento interlocutorio, c'è una questione che attenzionerà la mia commissione, perché è già prevista nei lavori prossimi. Questa pausa ultima della chiusura del Consiglio generale ha spezzato un po' le gambe ancora una volta, era stata individuata. Noi faremo arrivare il presidente, l'amministratore e chiaramente anche l'assessore Melasecche per parlare dell'aeroporto. Ci interessa capire innanzitutto quali sono le prospettive in termini finanziari,
e capire anche a che punto è questa scuola di volo, su cui io tecnicamente ho appreso solo notizie dai giornali, non c'è stata un'interlocuzione nel quadro ovviamente politico dell'Assemblea legislativa. Questa cosa chiaramente a me non va bene, quindi come Presidente della Commissione mi prendo le mie responsabilità e insieme a tutti i membri, tra l'altro si basa su una richiesta anche fatta dal consigliere Bettarelli e dalla consigliera Porzi, di capire il quadro di sviluppo di questa struttura. Quindi noi abbiamo fatto battaglie negli anni precedenti su questa struttura molto importante, crediamo che questa struttura ha la potenzialità per dare opportunità alla nostra regione. Ricordo che Cassa Depositi e Prestiti in una ricerca importantissima sancisce che un aeroporto che funziona fa crescere il PIL di oltre il 3%, e quindi vuol dire che a me questo aeroporto interessa moltissimo e che faccia arrivare turisti e imprenditori. Allora, dicevo, argomento politico, come sempre al termine della trasmissione noi entriamo in quest'altro contesto da dibattere, abbiamo soltanto, come vedete, 2 minuti e 10 secondi, decreti sicurezza. Dopo le elezioni regionali, dopo le elezioni amministrative, il governo, su input del suo partito, del Partito Democratico, è intervenuto a rivedere i decreti sicurezza firmati dall'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Allora, il suo giudizio e poi quello di Mancini. Il mio giudizio ovviamente è: aspettavo da tempo che ciò accadesse, e credo che sia arrivato anche in maniera un po' tardiva, però credo che questo sia stato un grande risultato di civiltà e di democrazia per il nostro Paese. Credo che soprattutto in un momento come questo ci sia bisogno di apertura, ci sia bisogno di dare segnali di civiltà, di inclusione, di solidarietà. Credo che questa sia una società che si sta ammalando di negatività, di un linguaggio verbale violento che non fa bene alle persone, anzi avremmo bisogno di riacquistare un po' di serenità e un po' di valori che stanno anche alla base di quell'inclusione di cui parlavamo prima. E credo anche che poi diciamo la Lega o comunque la destra dovrebbe anche capire che cosa intende per sicurezza, perché poi ieri abbiamo visto quella scena, diciamo, in Parlamento, che insomma la sicurezza deve essere anche una sicurezza sanitaria ed economica e non solo la solita sicurezza fatta di slogan e di facciata, che onestamente sta cominciando un pochino anche a disturbare l'immagine, diciamo, dei cittadini italiani. Allora, Mancini, chiudiamo con lei, le permetterò di utilizzare un minuto di più, prego. Intanto la domanda che faccio alla consigliera Meloni: chi paga? Chi paga queste persone quando arrivano e chi incassa? Lo sappiamo benissimo, il business delle cooperative, che è evidente, è sempre stato, lo hanno certificato anche intercettazioni telefoniche, che si guadagna più con l'immigrazione che con la droga, e di conseguenza questa è la prova provata che con l'immigrazione qualcuno ci fa cassa. Detto questo, questa cassa la pagano tutti i cittadini. Non abbiamo i soldi per tenere in piedi strutture, perché vediamo che ogni calamità naturale crolla il mondo, e di conseguenza chi paga? Poi voglio vedere in Umbria, perché qui si parla di rimettere SPRAR. Io ho fatto una campagna elettorale sulla verità nel comune di Marciano, lo ricordo, qualcuno si inalberò. Io ho visto tutte le spese che sosteneva la passata amministrazione prima che arrivasse la giunta Guida Lega. Noi abbiamo comprato anche i manubri agli immigrati per fare palestra. Cioè, penso che questa sia una delle politiche importanti. Gli umbri hanno bisogno di altro. Per quello che mi riguarda lo annuncio: quando arriveranno nuovi immigrati, come ho fatto lo sciopero della fame per la moschea di Umbertide, altro abominio a quella città, io da quei banchi, come ho fatto 3 anni fa, farò un sciopero della fame simbolico di 5 giorni per testimoniare che gli umbri non devono accogliere il mondo, si accoglie chi fugge dalle guerre, non i migranti economici. Allora, questo è quello che succederà, lo anticipo fin da adesso. Purtroppo non abbiamo altro tempo per poter continuare, vi chiedo soltanto, allora, a lei Mancini di dare un voto alla maggioranza, sì, e alla consigliera Meloni di dare un voto all'attività dell'opposizione. Che voto dà Mancini alla maggioranza, alla giunta, diciamo?
un ottimo voto, quello che purtroppo... 5 secondi, è davvero... No, ottimo, il Covid toglie qualche punto, ma proprio perché è stato difficile in questo contesto, soprattutto per quanto è ereditato, in più col Covid, ottimo, un bel 8. E invece che voto dà la... Cioè, anch'io mi do un giudizio alla nostra attività molto positivo, purtroppo influenzato dal Covid, come del resto anticipava il consigliere. Credo che noi stiamo facendo una opposizione di responsabilità e di grande collaborazione e di proposte piuttosto che di critiche sempre serrate. Invertiamo i giudizi, allora il voto alla maggioranza, Meloni? Anche qui è molto influenzato dalla situazione del Covid, quindi diciamo che la vedo poco dinamica, poco trainante, ma molto schiacciata. Sotto il 6? Diciamo un pochino sotto il 6. Ma un 6 meno, cioè comunque promosso oppure bocciato? Rimandata a settembre. Diciamo che è rimandata a settembre. Settembre al prossimo, a primavera. Dottore, a primavera. Io ho dato 8 alla Tesei, lei dà un 6 meno, diventa un 7, che va bene. Che voto dà invece all'opposizione? Ma io parlo della mia commissione, perché quella dell'Aula è molto particolare. La minoranza della mia commissione, lo voglio ricordare, ha approvato leggi all'unanimità, quindi gli do un 7 alla mia minoranza. E invece in aula? Un 5, perché troppo in alcuni casi. La mia commissione è molto costruttiva. Bene, non abbiamo altro tempo. Mi sarebbe piaciuto continuare magari con temi politici, e ce ne sono, soprattutto nelle ultime ore si potrebbe parlare di molte cose. Grazie per la presenza a questa trasmissione del consigliere Simona Meloni, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, e a Valerio Mancini della Lega, presidente della seconda commissione. Grazie per averci seguito, l'appuntamento è alla prossima settimana. Arrivederci.